qualsiasi cosa che reprima la libertà e chiunque reprima la creatività. Qual è la prima cosa che ti insegnano al corso di salvataggio? Non lasciare che la persona che stai cercando di salvare ti porti giù. Tu mi stai trascinando sott'acqua. Senti, buttalo fuori. Quell'uomo è uscito di prigione da meno di una settimana e ha una pistola. Ora, negli anni 60, noi sapevamo che i nostri tempi erano seri, forse pericolosi. Sono contento di non aver vissuto a quei tempi. È un problemaccio mantenere una media decente e pensare ai casi miei. Non pensi al mondo, Leroy? Ah, il mondo tanto va avanti comunque. Sul serio? I poeti degli anni 60 non la pensavano così. Guardate Joan Baez. La sua musica ha cambiato la vita di tanta gente. Ha cambiato un modo di pensare. Ha cambiato l'intero corso della storia. Joan Baez era una specie di pacifista, non è vero? Caspita se lo era. Signor Martelli, ho detto qualcosa che l'ha offesa? Non riesco a credere che lei ci consigli di scrivere quello schifo. Ah, lei è troppo in gamba per i super mangimi. Le manca il gatto a nove code. Più su, più svelto, no. Meglio, ancora. Festeggiamo di nuovo il giorno dell'amicizia. È il giorno in cui, al termine del trimestre, gli studenti vengono in costume, vestiti come un amico famoso o come qualcuno di cui vorrebbero essere amici. Lo spirito di amicizia sarà coltivato per l'intera giornata e venerdì sera alle 8 si terrà il ballo dell'amicizia. Tutti dovrete indossare un costume. Oh, questa sarà divertente. Saranno le ragazze ad invitare i ragazzi. Aspettate, aspettate, c'è dell'altro. Lasciatemi finire. Ci sarà un'orchestra, rinfreschi, bevande, allegria e... Stretta vigilanza alla porta. Insomma, la giornata è dedicata al sentimento di amicizia. Ma vi prego di non dimenticare che l'attività scolastica continuerà come al solito. Signor Sholosky, crede che anche alcuni insegnanti indosseranno un costume, come l'anno scorso? Dwight, posso risponderti solo per me stesso. Su di me non contare. Baby, look at me and tell me what you see. You ain't see the best of me yet. Give me time, I'll make you forget the rest. I got more. Vorrei presentarvi la nuova Julie Miller. Quello era il mio numero. E non intendo cederla a un manichino. Vengo da te solo per vedere un po' di materiale che riguarda il tuo passato. Questo è tutto. È facile restare affascinati da questi ragazzi, Jeff. Un lavoro, senti qua. Audizioni per un musical. Parti disponibili per attrici etniche di talento. Etniche può voler dire ebree. Mi converto. Robert, ci sto ripensando. Tu sei il mio ideale per quel ruolo. Senti, sai che cos'è un entourage? Certo, è una specie di passo di danza, come no? Io non ho mai detto che un bravo artista non ha speranze, non per quanto riguarda un'audizione. Anche se una delle probabili candidate è l'amichetta del regista. Signora Bear, era decisamente orripilante. No, cerchi di immaginarsela con un arrangiamento postmoderno. Ma è proprio questo l'elenco. Otello, Leroy Johnson. Iago, Danny Amatullo. Desdemona, Julie Miller. Questo è un dramma pieno di passione. Quando Otello ama, lo fa con incredibile sentimento, dal profondo del cuore. Quando odia, il suo furore è violento. Lo porta a uccidere. Signor Martelli, stiamo parlando di un festival shakespeariano. Voi fate sogni ambiziosi, successo, fama, ma queste cose costano. Ed è esattamente qui che si incomincia a pagare, col sudore.